Il gruppo Esprivia oggi è una realtà nuova. Alla fine dell'anno scorso si è chiusa l'acquisizione di Taltel. Quindi il gruppo Esprivia oggi è un gruppo che conta quasi 3.500 dipendenti, che opera sostanzialmente in tutto il mondo, Cina, Europa, America, America del Nord, America del Sud. E l'estero è diventato un tema prioritario per il gruppo Esprivia, lo sviluppo del business estero. Ha una complessità intrinseca non banale da gestire, con delle esigenze dei nostri utenti interni di business ben specifiche, ben circoscritte. E sono proprio queste esigenze che hanno portato il gruppo a intraprendere una strada di cambiamento anche per quello che riguarda l'adozione di un sistema informativo interno capace di rispondere a quelle che il mercato oggi ci chiede, quindi avere la possibilità di governare i numeri dell'azienda in maniera dinamica, di avere reportistica real time, di riuscire a concretizzare un'esigenza in quello che poi è uno strumento messo a disposizione degli utenti in tempi brevi, di approcciare una nuova era di sistemi informativi interni senza per questo dover scalare una montagna troppo grande, no? Quindi riuscire a dotarsi in tempi rapidi di un nuovo strumento. Oggi la tendenza è andare sul mondo cloud, ma andare sul mondo cloud non è una moda, si fa perché si porta dietro dei vantaggi concreti. Mi dimentico di tematiche come ad esempio il fine vita delle macchine, tutto il tema architetturale, no? Dopo tot anni qualsiasi architettura soffre di obsolescenza, quindi la devo rinnovare. Un tema cloud si porta dietro in maniera automatica l'innovazione, una soluzione cloud tipicamente ogni 3 mesi o comunque periodicamente viene aggiornata con un set di new feature che rendono il prodotto ancora più interessante. La possibilità di dotare i nostri utenti di un'interfaccia evoluta. Oggi accendiamo un cellulare, apriamo un iPad, qualsiasi cosa funziona con delle app. Le persone sono abituate a utilizzare le app, a ragionare per app. Volevamo uno strumento che creasse una distanza minima tra il quotidiano e i sistemi informativi interni. Queste considerazioni ci hanno portato quindi poi a valutare la soluzione SAP S4HANA Cloud. S4HANA Cloud perché? S4HANA Cloud perché nella fase di discovery del prodotto, che è un pezzetto fondamentale dell'approccio metodologico di un progetto cloud, abbiamo analizzato le caratteristiche di questo prodotto, ma non per puro scopo accademico, no? Per capire se le feature messe a disposizione da S4HANA Cloud davvero fossero in grado di coprire le nostre specifiche esigenze. La risposta ovviamente è stata sì, ovviamente perché l'abbiamo adottato. In che senso? Nel senso che il public cloud di SAP, S4HANA, ha in pancia una serie di best practice che coprono i processi principali di alcune line of business. La società che fanno distribuzione di beni, che producono componentistica, pure come il gruppo Esprivia, che eroga servizi. Noi eroghiamo servizi per i nostri clienti. Abbiamo una gestione importante della commessa. Quindi sulla commessa noi dobbiamo essere in grado di analizzare il conto economico di commessa, di gestire gli acquisti sulla commessa, tutto il ciclo di vendita che gravita intorno a quello che è il nostro core business, ovvero la gestione dei progetti. Ecco, all'interno di S4HANA Cloud c'è una verticalizzazione sui professional services. Questa verticalizzazione nella fase di discovery è stata vista, condivisa, ed essendo un public cloud è lì, la si può toccare da subito. Il nostro CFO si è seduto intorno al tavolo con noi e insieme a noi ha visto un prodotto che già da subito ha percepito come un prodotto in grado di dare quello che oggi non abbiamo: analitiche, dati real time, connessione integrata dei processi, possibilità di condividere tramite il copilot elementi tra i vari stakeholder dei nostri processi interni, gestire in maniera assolutamente flessibile i workflow autorizzativi, avere la portabilità su dispositivi mobile. Quindi se oggi per farsi autorizzare una richiesta d'acquisto devo fare 5 step autorizzativi, va benissimo, domani farò questi 5 step autorizzativi, ma potrò farli autorizzando il tutto da mobile senza sviluppare nulla.
perché è già tutto previsto nella soluzione S4HANA Cloud.